Ciao a tutti, oggi siamo a Castiglio Fiorentino 18 insieme al team Caprioni, ai due fratelli Caprioni, Paolo e Stefano, e con la loro nuova moto che hanno preparato per affrontare i prossimi rally africani. Paolo, da dove è partita questa idea di questa moto? Beh, l'idea di questa moto si aspettava da anni, la sostituzione del bicilindrico LC8, e finalmente hanno fatto il 790 bicilindrico fronte marcia. E invece tuo fratello si è occupato, tu sei il pilota e tuo fratello si è occupato più della meccanica? Sì. E sì. Dove sei intervenuto per portare la moto a questo livello? Allora, innanzitutto dalle sospensioni anteriori e le piastre di sterzo con un monodisco. L'impianto elettrico è stato sostituito con uno molto più semplificato, la centralina e idem. Poi niente, abbiamo usato la torretta di Manuel Lucchese Rebel, lo scarico SC, tutto in titanio fino ai cilindri, e poi per adesso la scatola filtro è stata rimossa da dove è originariamente, è stata messa sotto al serbatoio con un filtro di Guglatec. Ok. Hai detto fino adesso perché ci sono in programmi altri sviluppi? Fino adesso perché non abbiamo poi avuto così tanto tempo, però sì, probabilmente altri sviluppi ci sono, tipo il posteriore che calcia un pochino. Vabbè, sono le prime prove che state facendo, quindi esatto. di migliorare. Forse non abbiamo detto che siete partiti dal 790R, sì, e sì. Che è uscita da pochi, esatto. Da pochi mesi. Come ripeto, non è che abbiamo avuto tanto tempo, ecco. Vabbè. E la tua esperienza invece di guida, sappiamo che l'hai usata a Rally di Sardegna. Beh, l'esperienza, insomma, come posso dire, per una moto standard, poco più che standard, direi che la base è buona, per un rally di Sardegna è buona, per questi terreni anche qui a Castiglione dove si allenava il povero Meoni, ci siamo quasi. È ovvio che il nostro obiettivo non è preparare una moto per fare la Sardegna oppure la Grecia o qualsiasi altro rally di montagna. Il nostro obiettivo è creare una moto da deserto, cioè noi abbiamo la Dakar, abbiamo Dakar in mente, perciò questa moto deve funzionare sulla sabbia, e siamo molto lontani alla nostra vecchia LC8, siamo lontani perché ci sono stati 4 anni di sviluppo, non si può fare tutto quanto in 2 mesi. Abbiamo ancora 2 step importanti da sostituire, fare, modificare, poi prenderemo delle decisioni se continuare o fermare e rispolverare le vecchie moto. Di solito il vecchio si accantona. Bisogna impegnarsi col nuovo. Qui c'è una buona base, devo dire, abbiamo creato un buon avantreno, ma era già collaudato. Lucchese veramente in pochi giorni ha fatto una torretta che in Sardegna non ha mosso niente, cioè, questa cosa mi meraviglia perché questa moto ha un problema di canotto, di agganci non indifferente, cioè è molto debole, nasce non benissimo, se c'è un lato debole è forse proprio lì, e lui ha fatto un egregio lavoro in poco tempo, in pochissimo tempo, lui l'ha fatto in una settimana, cioè è stato bravo, non ha tirato crepe, non si è mosso niente, posso dire che dei salti ne abbiamo fatti anche oggi, sì. Anche oggi, perché Joel ha fatto, ecco. Io oggi non ho fatto un test da handicappato, un ditino che non funziona, ma Joel Meoni ha abbiamo visto che gli ha dato del gas, non è che si è risparmiato tanto. Sì, quindi vi aspetteremo sicuramente per le prossime gare in avvicinamento della Dakar vera, della Dakar. Vera Dakar, per l'arrivo a Dakar. Noi di Discovery Endual continueremo a seguirvi e in bocca al lupo per lo sviluppo. Grazie. Grazie mille. Ciao. 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 Ciao.